Benvenuti al secondo appuntamento con la dritta e il risultato esatto. Questa nuova rubrica, la settimana scorsa è andata alla grande perché Lazio-Atalanta 1x presa in pieno, con qualche sofferenza, ma è andata bene. E quindi niente, ci risiamo, nono turno di campionato e abbiamo selezionato due partite per queste due tipologie di scommesse, quindi un segno e un risultato esatto. Perfetto, allora, Su che partita siamo andati? siamo andati sulla partita di Verona, Hellas Verona Sassuolo. Col Sassuolo. Siamo andati sulla squadra che a noi ci dà la sensazione di essere sicuramente con più qualità. E andiamo sull'X2 a 1,44. L'abbiamo detto, ci concentriamo molto su non quote basse, non quote troppo alte, che comunque però fanno sempre comodo averle a disposizione. Esatto. E Quote no, noi non scontate, non ovviamente. scontate, e noi l'X2 del Sassuolo a Verona ci piace veramente tanto Sì. e ve lo consigliamo. 1,44 è un'ottima base per ogni tipo di tipologia di giocate, multipla, Singola singola, anche, perché per chi la comunque vuole giocare 1,44 singola. esatto, giocando sempre il giusto. Esattamente. E quindi ci piace l'X2 della squadra di De Zerbi che in trasferta deve ancora ottenere i primi punti, perché comunque ancora non ha fatto un punto in È trasferta. vero. 0 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte. Questo è l'andamento del Sassuolo in trasferta. Magari per Questa pensiamo possa essere la partita per cominciare a fare punti fuori. senza dimenticare che ha ottimi ottimi contropiedisti, perché Berardi è un ottimo giocatore, Boga Caputo che va in Caputo è molto. profondità. Quindi ci sono tutte le caratteristiche, tutte le situazioni, anche statistiche, perché appunto prima o poi i punti li farà, Esatto. per pensare, per propendere il nostro ago per la bilancia verso il Sassuolo. Non andiamo sul 2 perché comunque sarebbe comunque un piccolo azzardo, Esatto, ma X2. l'X2 lo proviamo senza problemi e senza Che dubbi proprio. possa fare almeno un punto, sì, perché come abbiamo detto ha più qualità del Verona, sicuramente, gioca E in meglio. questo momento ha meno punti, perché il Verona ha 9 punti e loro ne hanno 6. Quindi Assolutamente, quindi. comunque pensare che il Verona possa andare a più 6, una neopromossa sul Sassuolo, che comunque, come abbiamo Ha detto, ha sempre fatto ottime ottimi qualità. campionati in Serie Esatto, A. ci sembra alquanto difficile. Quindi andiamo X2 del Sassuolo. Vero, vero, dicevamo, più qualità, più capacità, insomma, di esprimere un calcio offensivo di qualità rispetto al Verona. Comunque con l'Inter ha perso, sì, però alla fine ha perso solamente di un gol, questi Sì, sono i sì. fatti. In velocità, co come hai detto bene, Caputo, Boga, Berardi, insomma, ha tutto per poter mettere in difficoltà la difesa del Verona, che centralmente comunque è un po' lenta, Sì, anche se sta vero. andando bene a livello difensivo. Quindi andiamo diretti, ecco, su questa doppia e poi andiamo su un risultato esatto per azzardare un po', per provare a fare un colpetto. Un colpettino. Però diciamo la dritta, quella che noi riteniamo la più sicura della settimana è questa, l'X2 del Sassuolo. Mentre per il risultato esatto abbiamo selezionato Inter Parma. Anche qui non ci concentriamo su un risultato banale, perché comunque Esatto. ci piace rischiare, visto che Sui risultati esatti, è sì. un risultato esatto, e quindi già che balli dobbiamo ballare, balliamo. Andiamo sul 3 a 1 dei nerazzurri con il Parma. A Sì. Che 11, quota 11, vediamo un Inter vincente, vediamo un Parma che segna. comunque segnerà. E Sì, perché comunque il Parma a livello offensivo e in trasferta soprattutto comunque è importante con Gervinho, Kulusevski, insomma, ha bei contropiedisti e giocatori di qualità, Kučka, comunque è una squadra interessante. L'Inter ha palesato qualche difficoltà difensiva nell'ultima partita con il Sassuolo. Però la vediamo vincente, nettamente più forte del Parma, ha giocatori sicuramente migliori. Quindi vediamo sì un Inter vincente, ma un Inter che subisce gol. E quindi il 2-1 forse era troppo poco. Andiamo sul 3-1 a a 11 11, senza dubbio. senza dubbio. Proviamo a fare questo colpettino. Quindi ricapitoliamo: X2 del Sassuolo, la dritta a Verona 1,44 come base assoluta. 3-1 dell'Inter come risultato esatto per provare a fare il colpetto. La settimana Esatto. scorsa è andata bene con Lazio-Atalanta 1x. Proviamo a fare a non L'amplein. stoppare questo trend positivo
E non ci rimane che augurare buona fortuna a voi, a noi, perché ovviamente anche noi la Soprattutto a tutti noi, giocheremo, a anzi tutti tutti noi. noi. E iscrivetevi al nostro canale, guardate il video su Fantacalcio e Scommesse dove c'è tutta l'analisi di tutte le partite della Serie A e ci sentiamo presto per tantissimi nuovi video. Ciao amici, Ciao. ciao ciao.